A Palazzo degli Elefanti a tenere banco in questi giorni il nuovo regolamento edilizio. Il documento presentato dall'amministrazione lo scorso giovedì in Consiglio Comunale è diventato oggetto di polemiche. Entro i nuovi consiglieri dovranno presentare gli emendamenti, mentre per metà mese è prevista la votazione del testo. E intanto oggi ad intervenire il consigliere comunale di Grande Catania, Giuseppe Castiglione, e il consigliere con bianco per Catania, Alessandro Porto. Il problema è che il regolamento edilizio doveva passare con il piano regolatore. Purtroppo in questa città manca il piano regolatore, perché dobbiamo spiegare ai cittadini cos'è il piano regolatore e cos'è il regolamento edilizio. Il regolamento edilizio non porta né occupazione né sviluppo, e non solo, le imprese non potranno lavorare, mentre col piano regolatore tutto questo accade, nel senso di modificare le strutture, i terreni e tutto quello che succede nella nostra città. Ovviamente noi saremmo sul regolamento edilizio presenteremo degli emendamenti, perché abbiamo visto che anche la maggioranza sta creando delle difficoltà, cioè che tra di loro non sono messi d'accordo. Per Grande Catania il regolamento edilizio doveva comunque essere preceduto appunto dal piano regolatore, è così per lei? Ma guardi, lo dicono le date, noi abbiamo un regolamento edilizio del 1937 e un piano regolatore del 1967, quindi è chiaro che già queste due date ci danno la risposta alla domanda. Se chiaramente, se le cose si facessero contestualmente sarebbe meglio, ma in questo caso, visto che il regolamento edilizio si occupa delle modalità costruttive, di regolare le modalità costruttive, quindi significa che in due mesi possiamo avere finalmente delle regole certe, devo dire che il regolamento è abbastanza completo. Le proposte sono più per la parte previsionale, più per la parte del piano regolatore che non per quanto riguarda il regolamento edilizio.